No, ragazzi, sì, mi sono fatto i capelli neri. Nel video di oggi, ragazzi, siamo qua con il secondo episodio dove appunto andremo a fare un torneo tra i migliori giocatori di Fortnite e li faremo sfidare 1v1 guardandoli appunto chi è secondo noi il più forte. E lo scorso episodio, ragazzi, si sono sfidati appunto Mongrel contro Benji e voi avete scelto il vincitore che è appunto il Mongralero, che ha vinto quasi con 5 volte in più i voti di Benji. Questa volta, ragazzi, la votazione sarà diversa perché alla posta di fare la questione nei commenti la faremo qua in alto nelle schede in questo momento. Poi potete votare appunto tra tra Noirelli e Tyson. Confuso. Pertanto mi raccomando, guardate il video dall'inizio fino alla fine e poi quando finirete di vedere il video appunto votate il vostro preferito, chi secondo voi è più forte, e poi scrivetemi sotto nei commenti il perché, eccetera eccetera. E ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate dei miei capelli, prossima volta bianchi. Meglio di no, meglio di no. Detto questo, vi lascio con il video e buona visione. Ed eccoci qua con il primo videozzo di Noirelli. Ed è un video che abbiamo visto solo un minuto e che io ho visto, ragazzi, solo un minuto qualche giorno fa. E adesso siamo qua ripartiti, infatti ho skippato il primo minuto. Allora, guardiamoci, ragazzi, no, mamma mia. Io penso che poi a fine video comunque vi dirò chi tra questi due è il mio giocatore preferito. Ormai sappiate bene chi tra questi due giocatori preferisco, perché veramente sono dei fenomeni, però uno particolarmente lo adoro. Comunque, ragazzi, Noirelli come sempre a fightare, cioè trova sempre scamotaggi incredibili. Che cazzo ha appena fatto? Le ha girato la scala in un modo senza senso. Ma cosa ha fatto? Ma con che velocità riedita? Wow, quello non sta capendo nulla. Quello non sta capendo nulla, poverino. Ah, ha provato a editare il pavimento suo. Ormai Noirelli, ragazzi, è abituato che qualsiasi struttura ci sia durante il fight è sempre sua. Ahia, vabbè, quello sta dormendo in piedi, cioè là. Non l'ha neanche distrutto. Mamma mia! Che quel muro a sinistra è suo, impazzisco. No, aspetta. Vuol dire che si è preso in mezzo. No, no, non credo che quel muro sia suo. Ok, presa la kill. E vabbè. Signori, ragazzi, cioè Noirelli è veramente un fenomeno. Fenomeno, Noirelli. Cosa c'era qua? Prendi il muro? No, il nemico va via. L'ha messo. Ma. Gli ha messo il pavimento e il cono da qui. Così. Boh, ragazzi, Noirelli fenomeno. A fightare, ragazzi, Noirelli è fenomenale. Ah, qua era pure in live su Twitch, quindi sono clip dalle live questo, ok. Non è che c'era qua? Prendi il muro? No, ma... Oh, questo prova? Questo non è male. Cosa fa qua Noirelli? Edite la scala così? Cosa fa qua? Mamma mia. Wow, cioè... Ogni volta che si guarda un video di Noirelli scopri sempre un sacco di cose nuove. Boh, pick strani, scamotage per fare le kill, eccetera, eccetera. Cioè, è troppo forte sto ragazzo a fightare. Penso che in questo momento a livello mondiale sia il più forte a fightare, proprio il più forte. Però il suo concorrente è bello forte, quindi dopo vediamo che succede, che succede. Bello! Ha distrutto. GG, GG! 10 kill in questo momento con 16 giocatori rimasti. Aia, prende il muro. Ma poverino. Oh mio Dio. Va bene tutto, va bene il ping, però è fenomenale sto ragazzo. È veramente fenomenale. Qua, guardate, aveva già bloccato tutto. Il nemico è sopra, gli ha messo il cono, spacca tutto. Cosa succede qua? Ah, cioè lui gioca sempre... Vabbè, ma che edit fa, ragazzi, il Noirelli? Ma cosa... Come gioca? Wow. Cioè, fenomenale. 12 kill. E tra l'altro tutte le kill che ha fatto, ragazzi, vi ricordo che sono tutte kill in una partita sola. Quindi tutto quello che stiamo vedendo in questo momento, ragazzi, sono solo tutte le kill che fa lui normalmente in una partita classica che gioca. Quindi quello che stiamo vedendo, ragazzi, non è nulla di speciale, è una classica partita di Noirelli. Qua stava memando perché ha visto che quello era scarso, non sapeva cosa fare. Stava trollando. Cioè, oh, vabbè, l'ha connato così. Ah no, ok. Oh, gli ha messo la scala. Vabbè, quello sta panicando, sta capendo nulla, giustamente. Ti vedi uno così che ti pusha con il mostriciattolo, che già non lo puoi colpire in testa, quindi non lo puoi hittare per bene. Poi guardatelo, cioè, ti pusha così, cioè, non puoi farci nulla. 13 kill, 4 giocatori rimasti. Cosa ci fa adesso? Va su, è partito. Il piccolo Noirelli. Piccolo, mica tanto. Oh, hit. Ma quanto è veloce ad hittare? Si è curato con la splash. Ti prende il muro? Porca puttana, quanto è veloce. Niente. Ci riprova. Present cono, mette il muro. Ok, ha missato, incredibile. Non c'era qua. Ma avanti. Oh. Fenomenale, ragazzi, Noirelli, fenomenale. Poverino, questo sta capendo nulla, le prende il muro. Wow. È decisamente più forte di Mongrel, secondo me, ragazzi, Noirelli. È proprio decisamente più forte di tutti. Cioè, guardate come fight, con quanta cattiveria. Nei fight è proprio di un altro livello. Nei fight, ragazzi, è proprio di un altro livello. Non c'è nessuno che si avvicina minimamente vicino a lui. Forse va De Al, forse, ma neanche. 15 kill, comunque. Questo qua non ci sta capendo nulla, giustamente. È pari a Noirelli, ragazzi. Wow. Wow. Vediamoci quest'altra partita sempre di Noah. E poi, ragazzi, passiamo a Tyson, che comunque come concorrente, come, diciamo, nemico di Noirelli, è un ottimo avversario. Vediamo se lo cecchina. Vediamo che mira c'ha. Mamma mia, c'ha pure una mira incredibile col cecchino. In questo caso penso che sia una partita in duo, quindi ha caricato interamente una partita in duo e una in solo. Quindi vediamo le kill che fa in duo. Magari si fa anche i clutch 1v2. Chi lo sa, chi lo sa. Cosa succede questo? Vuole fare 1v1? Ma c'è 100 mezzi. Come fai, Noah? Come fa?
Infatti, non c'è la mezza. Infatti, non stavo capendo. Ma come fa? Due nanti, si è già finito i materiali. Giustamente. Oh mio Dio. Ok. E se apre il nemico, cosa fa? Gli prende il muro? No, gli entra dentro. No, non fa nulla. Va via. Chi è che gli spara? Vabbè, 81, 54, 81, quello. Stava dormendo. Oddio. Ha poca vita? È one shot? Vabbè, se non fosse così veloce a editare, qua ci sarebbe morto uno normale. Però qua, vi ricordo che stiamo guardando Norelli. E guardate qua, non è uno normale, decisamente no. Decisamente no, Zane. Cosa c'era qua? Il nemico scappa? Il suo compagno scappa perché stanno pushando i due? Cecchina uno, ok, 105 a uno. L'altro lo pusha. Che succede, che succede? Andiamo. Mamma mia, se lo cecchinava così. 5, così, giusto per. E questo qua, ragazzotti, era appunto Noirelli. Adesso passiamo a Tyson e vediamoci qualche suo montage che abbiamo già visto, mi sa, sì. Ce li riguardiamo, non so, ci guardiamo qualcosina perché carica pochi video come quelli di Noirelli, dove appunto gioca in arena. Carica solo i tornei, quindi vediamo un po' qualche suo video. Questo video già l'ho visto, sicuramente non me lo ricordo perché un mese fa le clip, non me le ricordo minimamente. Però comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti, ragazzi, chi preferite tra i due e anche il motivo. E anche qua, ragazzi, Tyson comunque è un fenomeno. Per fare incredibili shot pesantissimi. E vabbè, mamma mia, che per fare fa il Tyson. Ovviamente, ragazzi, stiamo guardando un video che è un montage. Anzi, ci guarderemo due montage di Tyson. Invece Norelli ci siamo guardati solo esclusivamente le sue partite in arena. Quindi i video sono, diciamo, decisamente un po' diversi. Però comunque possiamo effettivamente capire quanto uno è forte a fightare, eccetera eccetera. Qui, ragazzi, il Tyson è veramente fenomenale, micidiale. Anche lui a fightare è fenomenale. Cioè, guardate quanto è perfetto anche lui nel muoversi. Wow. Poi qua è una clip in creativa. Norelli, ragazzi, in creativa, non ne parliamo di quanto è forte. Bello sopra fire, cattivissimo. Clip in arena. Quello si è fermato, non ci ha capito nulla. Cecchinata in testa. Buono. GG. E poi adesso sinceramente non so. No, in realtà sì, lo so. Dico, Tyson ha più earnings di Norelli. Non sapevo chi è che dei due aveva più earnings, ma in realtà ce l'ha di più Tyson di sicuro. Bello, sto shot. Poverino quello, pensa che era anche forte. Ha messo il cono e lo uccide così. 7 kill in solo. Non so, no, è un'arena. Non penso sia una custom. Ok, ci sono pure quest'altro. Tutti terrorizzati. E niente, GG. Questo, ragazzi, è il Tyson, il campione delle FNCS in soul, il campione di tutto. Il campione di tutto, quasi quasi. Cioè, ha vinto quasi tutto. Mamma mia, triple dink. Fenomenale editare, comunque. Questi sono due giocatori che, tra l'altro, hanno le stesse impostazioni. Quindi tutti e due giocano senza modificare il rilascio. Quindi gli edit sono fatti alla stessa velocità. Che cosa abbiamo appena visto? Cioè, ha fatto una serata incredibile, ok? Mamma mia, distrutto. Poverino, questo non ci ha capito nulla. Bello. Sì, sì, fenomenale, un mostro. E questo qua è l'ultimo video di Tyson uscito qualche giorno fa, che io ho già visto, però ce lo riguardiamo. Mamma mia, come l'ha boxato sto tipo. Pochi come lui, ragazzi. Poverino, questo qua non ci ha capito nulla. Perché c'ha 4000 punti? Ah, mi sa che è l'arena di Buga questa. Buga reale? E mi sa che è una Buga reale quella. 9000 punti c'ha. Eh sì, sono clip vecchie. Vabbè, quello non ci ha capito nulla. Io non capisco perché i tipi che ammazzano loro, ragazzi, sono sempre lì con il folle in mano, che non realizzano il fatto che gli ha preso il muro. Mamma mia, che edit veloce, quello poverino non ci ha capito nulla. Giustamente. Oh, shit. Bel prefire. Mamma mia. Quanto è perfetto. Oh. E poi ormai in realtà in creativa tutti quanti sono fortissimi. Però boh, lui in torneo, ragazzi, è un fenomeno. Bello, cattivissimo. E sì, queste qua sono le buga reali, 180. Tutte con le armi buone. Bello, sopra prefire, cattivissimo. Cecchinata, sì. HS? Wow. Bello. Cattivo. Anche lui comunque, ragazzi, meccanicamente ovviamente è un fenomeno. Però a differenza di Noirelli, raga, Tyson gioca con dei tasti veramente particolari. Gioca con X, il pavimento, che è un tasto particolare. Il Q, la scala, come clicks. È una cosa molto particolare. E poi, vabbè, il cono su shift. Bel prefire. Sono molti prefire e molte cecchinate. Tipo anche questo era un prefire. Questo l'ha boxato. Tyson, ragazzi, secondo me ha un gameplay molto più semplice di quello di Norelli. Però effettivamente alla fine è quello più efficace, perché vince più tornei. È quello l'importante alla fine. E vabbè, qua che la serata gli ha dato, qua non c'è capito nulla. Triple edit. Mamma mia, 79, peccato. Peccato, ragazzi, che lo spazio non fa più 200, però. Peccato, perché sennò la clip era un 200 incredibile. E nulla, ragazzotti, questo qua era il video di oggi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti chi preferite tra i due. E mi raccomando, non dimenticatevi di cliccare qua in alto e votare il sondaggio. Perché l'altra volta con i commenti, secondo me, quel commento di Benji Fish è finito molto giù, quindi votate qua in alto. Detto questo, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Io, ragazzi, personalmente preferisco Noirelli, quindi io metterò il voto su Noirelli. Invece voi fatemi sapere sotto nei commenti chi votate. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, se c'è tutto, bella!